Cari amici, ben ritrovati. Ci si era lasciati accennando di voler continuare la lettura dell'operetta Epicuro Scritti Morali e in particolare della sinossi biografica successiva al saggio introduttivo di Carlo Diano, però poi per contro, diciamo, mi sono ritrovato tra le mani un'altra operetta, davvero questa interessante, ecco, Epicuro, opere, è della piccola biblioteca filosofica La Terza e davvero vi suggerisco di acquisirla, di leggerla, di studiarla in modo approfondito perché abbiamo una panoramica davvero esaustiva dell'opera del filosofo greco. Epicuro, opere, frammenti, testimonianze sulla sua vita, a cura di Ettore Bignone, famoso filologo e letterato italiano, uno dei più grandi traduttori dell'opera di Epicuro. E poi abbiamo un'introduzione di Gabriele Giannantoni. Gabriele Giannantoni, storico della filosofia e nella sua vita si è anche dedicato, mi sembra, alla politica. Ecco. E a proposito delle note biografiche, diciamo subito, sinteticamente, che Epicuro nacque a Samo da genitori ateniesi nel 341 a.C. A 18 anni per l'Efebia si recò ad Atene. Poi per motivi di insegnamento si girò un po' la Grecia, le città greche, Mitilene, Lampsaco ed altre. E in questa esperienza conobbe quelle persone che poi divennero i suoi discepoli. Ed infatti nel 306, qui leggiamo, tornò ad Atene e fondò la sua scuola, la sua famosa scuola chiamata Giardino, per il luogo in cui nacque. E appunto i suoi discepoli, appunto, abbiamo citato Metrodoro, Ermarco, Polieno e tanti, tanti altri. Ebbe una vita, un vissuto intenso, Epicuro. Dopodiché morì sempre ad Atene nel 270 a.C., qui si legge. Allora, gli scritti, andiamo a leggere qualche cosa dell'introduzione di Gabriele Giannantoni. Per quanto riguarda gli scritti di Epicuro, siamo in una condizione abbastanza fortunata e facciamo il confronto con quanto ci è rimasto, ad esempio, dei fondatori delle altre due grandi scuole filosofiche contemporanee, quella stoica e quella scettica. Diogene Laerzio, che ha dedicato ad Epicuro l'intero decimo libro delle sue vite, dei filosofi, ci ha conservato oltre il testamento tre lettere di fondamentale importanza: l'epistola a Meneceo, che è un compendio della sua etica e del suo ideale di saggezza; l'epistola ad Erodoto, che è un compendio della sua fisica e della sua canonica; ed infine l'epistola a Pitocle, sulla cui autenticità si è discusso, che tratta di argomenti di fisica celeste. Possediamo inoltre frammenti di altre lettere di Epicuro, o indirizzate a gruppi di persone come ai filosofi di Mitilene, agli amici di Lampsaco, agli amici di Egitto, agli amici di Asia, oppure indirizzate a singole persone come Anassarco, Ermarco.
Epicolo ed altri, diciamo. Questa attività epistolare ebbe sempre, come è stato detto, un carattere catechetico. Ecco, catechetico. Epicuro insegnava ai discepoli lontani come comportarsi di fronte a svariati problemi e li teneva legati a sé nella fedeltà della sua dottrina. Diogene Laerzio ci ha conservato, a conclusione della sua opera, le cosiddette massime capitali. Ne abbiamo parlato nel primo video, che è appunto una raccolta di 40 sentenze di insegnamenti che i discepoli dovevano imparare a memoria per conservare inalterati i principi fondamentali della dottrina. Accanto a queste è da porre la raccolta delle sentenze vaticane, così chiamate perché trovata questa collana in un codice vaticano, pubblicata per la prima volta nel 1888. L'autenticità di queste due raccolte fu per lungo tempo negata o messa in dubbio, ma proprio al Bignone, Ettore Bignone, si deve una delle più argomentate e convincenti dimostrazioni in favore della paternità epicurea di tutte le massime capitali e di quasi tutte le sentenze vaticane. Di altre opere di Epicuro conosciamo il titolo e possediamo frammenti da fonti diverse, sia letterarie, sia archeologiche, sia papiracee. Un fedele ed entusiasta discepolo di Epicuro, per esempio Diogene di Enohanda, vissuto nel II secolo d.C., aveva fatto incidere sul muro di un portico una completa esposizione della dottrina del maestro con frequenti citazioni letterali dalle sue opere. Il muro e l'iscrizione sono stati ritrovati e pubblicati. D'altra parte, i papiri ercolanensi hanno restituito frammenti della grande opera di Epicuro, Sulla natura, per i Fiseos, in 37 libri, oltre a numerosi testi di altri epicurei come Filodemo ed altri, diciamo qui ne enumera diversi, ma questo. Allora, che dire? Veniamo però alla dottrina, che è poi quello che più ci interessa. Abbiamo visto che la filosofia per Epicuro è arte di vita, ecco, è arte di vita e mira ad assicurare la felicità e a fornirne i mezzi. Il momento cosiddetto teoretico è perciò in funzione di quello pratico. Di questo argomento ne abbiamo già parlato nei precedenti video, abbiamo appunto sottolineato questo aspetto. Pertanto la scienza ha un valore di mero strumento. Epicuro più volte ebbe a dire che se avesse potuto ne avrebbe fatto volentieri a meno della scienza. Allora possiamo dire che la scienza filosofica o dottrina può suddividersi in tre parti o sezioni: la cosiddetta canonica o dottrina del canone, del criterio di verità e corrispondente perciò alla logica e alla dottrina della conoscenza, dopodiché la fisica e l'etica. Di quest'ultima, in linea di massima, ci siamo già occupati nei precedenti video, citando la famigerata epistola a Meneceo, che è un compendio, come abbiamo detto, della sua etica e del suo ideale di saggezza. Abbiamo
appunto parlato di quel piacere che Epicuro denomina catastematico o in riposo, in cui l'anima, liberatasi dai turbamenti, dai dolori e dai desideri, attinge la sua pace e la sua gioia. A proposito dei desideri, volevo appunto leggervi, sempre in introduzione di Gabriele Giannantoni, alcune cose interessanti di cui Epicuro ci fa menzione. Ecco, il piacere, se consiste nella eliminazione del dolore, può essere il termine solo di quei desideri che non stimolino l'uomo verso mete vane, irraggiungibili e perciò dolorose. Epicuro, quindi, distingue così tre specie di desideri: quelli naturali e necessari, quelli naturali ma non necessari e quelli né naturali né necessari. Solo i primi sono insopprimibili e tali che, se non soddisfatti, procurano dolore. E pertanto solo nella loro soddisfazione ed eliminazione consiste il vero piacere. Verso gli altri, colui che vuole vivere felicemente farà di tutto non già per soddisfarli, ma per non alimentarli. La filosofia di Epicuro è una filosofia ascetica. E non comprendiamo veramente certe critiche del tutto assurde nei suoi confronti, ma questa è un'altra storia di cui ne abbiamo appunto precedentemente parlato. Quindi questo piacere catastematico dell'anima è rappresentato da ciò che Epicuro chiama atarassia, che vuol dire assenza, scusate, di turbamento, mentre chiama aponia l'assenza di dolore ed in ciò indica il piacere catastematico del corpo. Nel prossimo incontro, e probabilmente sarà quello conclusivo, tratteremo invece con l'epistola ad Erodoto della canonica e della fisica. In tale sede vedremo svilupparsi in modo geniale e del tutto originale la teoria della conoscenza della filosofia epicurea. Preparatevi perché diremo cose sorprendenti. La salute sia sempre con voi. Un caro saluto da Umberto Salmeri.